Come da tradizione, anche quest'anno la festa della legalità, quest'anno giunta alla sua 11ª edizione. Ieri un momento celebrativo. Il programma continuerà anche nella giornata di domani. Sì, è già iniziata, per l'esattezza già qualche giorno fa, ma ieri è stata una giornata, una domenica molto intensa. In mattinata, già in piazza Commendatore Giglia, l'Accademia Comunale Arte, Cultura e Legalità del maestro Vincenzo Patti ha realizzato un'estemporanea di pittura anche con il sostegno morale dell'Università Unitre Empedocle. E contemporaneamente, quasi al Castello Chiaramontano, il Giardino degli Artisti, coordinato da Amelia Russello, ha aperto al pubblico la mostra I Colossi della Storia, che già ha riscosso un ottimo successo, presentata sotto le feste di Natale, del Natale scorso. Sarà fruibile sino a domenica 12. Il tempo, diciamo così, di una piccola parentesi, è già alle 15. Pronti per la chiamata degli amici del Vespa Club di Favara, capitanati da Angelo Airofarulla, per il pellegrinaggio alla stele del giudice Livatino. Hanno risposto all'invito ben sei comuni vicini, Agrigento, Canicattì, Raffadali, Racalmuto, Palma di Montechiaro e Porto Empedocle. Si sono raccolti circa un centinaio di vespisti e si è partiti tutti insieme proprio per rendere, fare un'esercitazione non solo di condivisione, ma anche e soprattutto di memoria verso il memoriale che ricorda il giudice Livatino. E lì ad aspettarci abbiamo trovato Monsignor Giuseppe Livatino, che è il postulatore della causa di beatificazione del ricordato giudice, degli amici di Canicattì, di associazioni che sono nate in seguito proprio per divulgare e mantenere sempre vivo il ricordo del giudice, e tutti insieme praticamente si è proceduti a un momento di preghiera, coordinato non solo dal Monsignor Giuseppe Livatino, ma anche da Don Marco Damanti e da Don Calogero Lobello, che facevano parte del corteo dei vespisti, che ha fatto da prologo alla scopertura di una targa che è stata lasciata lì a ricordo di questo evento. Il tutto mentre sventolavano delle nuove bandiere, il giorno prima opportunamente cambiate, proprio per restituire decoro a un memoriale verso cui noi tutti dobbiamo rivolgerci facendo esercitazione di memoria. Il programma di domani? Domani è un'altrettanto intensa giornata. Innanzitutto ricordiamo che domani il nostro Stefano Pompeo avrebbe festeggiato il suo compleanno e proprio per ricordarlo abbiamo la Falcone Borsellino, l'Istituto Comprensivo Falcone Borsellino, che con orario di inizio alle 16:30 proietterà nuovamente il docufilm Quasi 12, Nessun colpevole, che già abbiamo avuto modo, chi l'ha visto, di poterlo vedere a San Francesco. Nel pomeriggio, poi a seguire, immediatamente a seguire, alle 17:30, presso la chiesa Santi Pietro e Paolo, ci sarà una messa proprio dedicata al nostro caro Stefano, e immediatamente a seguire, sempre grazie agli amici super attivi del Vespa Club di Favara, ci sarà il secondo ping pong, il torneo di ping pong dedicato proprio alla figura di Stefano. Quindi questo per domani, e poi tutta una serie di altri, diciamo, eventi che si concluderanno, avranno l'epilogo venerdì 10 con la marcia conclusiva, e da qui a venerdì, secondo il programma che, diciamo, abbiamo cercato di diffondere, Favara sarà chiamata a fare questa sua esercitazione, sì, sulla legalità, ma anche per rafforzare lo spirito di appartenenza comunitaria, per dimostrare che Favara, come dice un'apprezzata canzone del nostro compaesano, è di tutti e ha bisogno di tutti.